La nuova testata dedicata a Zio Paperone non mi ha mai attirato più di tanto. Da un lato c'era il confronto con lo storico Zio Paperone, ricco di articoli di approfondimento e di storie indubbiamente di qualità. Dall'altro avevo una testata, per quanto centrata sullo Zione, non molto diversa per impostazione editoriale con Paperino, che già comunque seguivo a singhiozzo. Per cui alla fine di questa nuova testata ho acquistato qualche numero sparso. Poi, quando andai ad acquistare Topolino, mi capitò di sfogliare Zio Paperone numero 50. E alla fine, vista l'impostazione editoriale che mi ricordava e non poco il Paperino mese dedicato ai 60 anni di Paperino, mi convinsi all'acquisto dell'albo. Il numero viene introdotto da un articolo di Marco Iafrate, cui subito dopo seguono 4 pagine che ristampano le 50 copertine di Zio Paperone fin qui uscite. Una soluzione che è stata effettivamente utilizzata in vari altri albi celebrativi che sono stati realizzati in passato da Disney Italia, primi fra tutti gli Zio Paperone numero 100 e numero 200. Piccola digressione. Effettivamente, se giriamo Zio Paperone e vediamo il numero scritto in quarta di copertina, scopriamo che la rivista, in realtà, è griffata al numero 54. Il motivo è semplice. Questo Zio Paperone, partito dal numero 1, è in realtà stato anticipato da un'altra rivista, sempre intitolata Zio Paperone, e pubblicata però questa volta come miniserie di 4 numeri. Il motivo per cui quella numerazione, almeno in copertina, non è proseguita è perché quella miniserie era centrata sulla economia di Zio Paperone. A sommario poi troviamo le ristampe di 3 storie particolari, tutte introdotte da un articolo di Davide Del Gusto, insieme con la storia inedita che apre il volumetto, ovvero Zio Paperone, il problema cilindrico, una storia a bivi scritta da Vito Stabile per i disegni di Giuseppe Facciotto. Delle ristampe, invece, troviamo approfondite Zio Paperone in qualcosa di veramente speciale, pubblicato originariamente sullo Zio Paperone numero 99, quindi Paperino e i diari segreti di Zio Paperone, di Rodolfo Cimino e Luciano Milano, e infine, tra l'altro, griffata come storia superstar, ecco Zio Paperone, il nipote ideale di Romano Scarpa. Pubblicata sul Topolino numero 1294 del 1980, vede l'ingresso nel cast paperoporese, sebbene per una sola storia, di un nuovo nipote di Paperone, tale Baldo De Paperi. Paperone attende il suo arrivo, diciamo così, a Paperopoli con una certa ansia, visto che è un neodiplomato dell'Accademia dei Manager. Il suo compito sarà in pratica quello di sostituire Paperino alla guida delle aziende di Paperone. La particolarità della storia, infatti, è che Paperino, all'inizio, viene mostrato in un ruolo di grande responsabilità, come non succede quasi mai nelle storie di produzione italiana. L'ispirazione a Scarpa, evidentemente, viene da Paperino Presidente per Forza, storia di Karl Barks, uscita su Walt Disney Comics and Stories 269 del 1963. In quell'occasione Paperone decise che Paperino doveva diventare un manager di una delle sue aziende, di una delle sue attività. Questo in un certo senso per una sorta di invidia nei confronti dei figli e dei nipoti degli altri soci al club dei miliardari. Ovviamente l'esito finale non era esattamente quello che si aspettava Paperone, anche se non possiamo nemmeno considerarlo disastroso. Allo stesso modo il Paperino di Scarpa ha combinato nel prologo della storia tutta una serie di disastri, per lo più dovuti al fatto che Paperino stesso cercava invece di non deludere lo Zione e quindi alla fine tendeva a strafare. Di questi disastri mi soffermo sul primo, che forse è il più assurdo di tutti. Paperino infatti deve far eseguire alcuni calcoli particolari al calcolatore elettronico dello Zione. L'unica cosa che deve fare, arrivato a quel punto, è premere un semplice pulsante. Non ricorda quale dei due. E alla fine preme quello sbagliato. L'esito, però, è l'esplosione del calcolatore. Una cosa che possiamo considerare impossibile già oggi, così
come all'epoca. L'unico modo per cui una cosa del genere possa avvenire è che il calcolatore stesso deve avere un qualche difetto di costruzione. Per Paperino, ad ogni modo, arriverà nel finale della storia il momento del riscatto, quando riuscirà a impedire a Paperone di trovarsi con un disastro finanziario tra le mani, correggendo così un errore portato avanti da Baldo per un eccesso, diciamo così, di megalomania. Tra l'altro, con Baldo, Romano Scarpa compie una delle sue classiche operazioni di critica sociale, in particolare centrando sul sistema finanziario. Baldo è infatti caratterizzato come il tipico manager rampante, specializzato in particolare nella rilevazione di aziende prossime al fallimento. Baldo, per portare a termine i contratti che propone all'opzione, lavora persino di notte, studia le carte, redige contratti che poi nel corso della storia si vede che sono, diciamo così, un po' superficiali. E questo, in effetti, ci fa capire come, per Romano Scarpa, quel modo lì di condurre gli affari è, allo stesso modo, piuttosto superficiale e quindi, dal punto di vista finanziario, anche poco solido. In qualche modo, Scarpa, dalla fine degli anni 70, sta già intuendo quali potrebbero essere i problemi del mercato finanziario del futuro. Probabilmente sulla questione potrei dedicare in futuro un video di stampo matematico. L'ultima parte di questo video, però, la vorrei dedicare ai diari segreti di zio Paperone. La storia è la prima di una serie di quattro e uscì originariamente sul topolino numero 2866 del 2010. La curiosità su questa storia non sta tanto sulla storia in sé, ma sul fatto che sul topolino 1370 venne pubblicata la sceneggiatura realizzata in formato layout di Rodolfo Cimino. In realtà quel topolino 1370 è un topolino apocrifo realizzato dalla Forum e dall'Associazione del Papersera per festeggiare il raggiungimento del numero 3000 da parte del settimanale. Quel topolino apocrifo gli venne inviato a chi ne fece richiesta all'epoca, dando precedenza agli autori del volumone della biblioteca del Papersera, che anche quello era stato realizzato per l'occasione del topolino 3000. Sia sul volumone sia sul topo 1370 dovrei dedicare un video all'interno della mia serie collezionistica. Per cui, arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i video caricati. Saluti a tutti!